Grazie Presidente. Con questo decreto voi del governo e della sinistra, ma anche del centrodestra, date 8 euro al giorno ai criminali, 240 euro al mese, 3.000 euro all'anno come risarcimento, la paghetta ai detenuti, la mancia, un rimborso indegno e scandaloso. È indecente, Presidente, altro che indulto, altro che amnistia, collega. È indecente regalare 8 euro al giorno ai criminali come risarcimento. È immorale e sconcertante, un vero e proprio reddito di delinquenza, un insulto e una umiliazione per tutti i cittadini onesti che rispettano la legge. Noi della Lega siamo gli unici dentro qua che hanno detto, che hanno avuto il coraggio di dire no a questa vergogna. Siamo al quinto svuotacarceri, al quinto indulto mascherato. Sì, perché la sinistra, il Partito Democratico, si occupa e si preoccupa solo di criminali e di clandestini. Non avete risorse per i nostri disoccupati, 3,5 milioni sono i cittadini italiani senza lavoro. Non avete i soldi per i cassi integrati, manca 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga, 0 euro per gli esodati. Abbiamo 6 milioni di pensionati che vivono con meno di 1.000 euro al mese, un giovane su due non ha lavoro, 10 milioni di cittadini vivono sotto la soglia di povertà, non hanno i soldi per mangiare e fanno la fame. Ma la vostra preoccupazione unica ed esclusiva è quella di accogliere clandestini a 1.200 euro al mese e risarcire i criminali. Una follia, Presidente, una follia da Repubblica delle Banane. Presidente, ricapitoliamo. In questo paese se sei un delinquente ti viene garantito 125 euro al giorno in carcere, vitto alloggio, la liberazione anticipata speciale, ogni anno di carcere hai 5 mesi di abbuono, poi se sei un criminale particolarmente pericoloso un ulteriore sconto di pena del 10%, 8 euro al giorno come risarcimento e la possibilità di trovare lavoro grazie agli incentivi alle aziende di 700 euro. Sì, perché se sei o se sei stato un delinquente o un criminale trovi lavoro, se sei una persona onesta per bene che vivi nella trasparenza e rispettando le regole vivi nella miseria e vieni abbandonato da questo Stato ormai fallito. E se sei un clandestino, se sei un clandestino ti va più o meno allo stesso modo come se tu fossi un criminale, 46 euro al giorno, vitto alloggio, hotel a 4 stelle, vista mare o vista lago, 15 euro di ricarica telefonica, 2 euro e mezzo al giorno per comprarsi le sigarette, aria condizionata e tanto altro. E se invece sei un cittadino italiano, se sei un cittadino italiano onesto, che hai sempre rispettato la legge, che magari sei in difficoltà, che magari hai bisogno di un aiuto, ricevi dal governo zero, nulla, e se ti va bene prendi un calcio nel sedere. Non funziona così, cari colleghi del Partito Democratico. In nessun paese al mondo il governo approva in 2 anni 5 decreti svuota carceri. In nessun paese al mondo il governo affronta il sovraffollamento delle carceri rimettendo fuori i ladri, rimettendo fuori i violentatori, gli spacciatori, i rapinatori. In nessun paese al mondo il governo si occupa dei 60.000 che stanno dentro le carceri e si disinteressa dei 60 milioni che stanno fuori dalle carceri. In nessun paese al mondo il governo rimette in libertà, come sta avvenendo in questo preciso istante, migliaia di criminali, migliaia di delinquenti. In nessun paese al mondo il governo prende 10.000 spacciatori, li leva dalle carceri e li rimette nelle piazze a spacciare, a delinquere. Questa è una follia. In nessun paese al mondo, tranne ovviamente nel nostro, il governo rimborsa con 8 euro i criminali, con una mano da 8 euro ai criminali e con l'altra mano cosa fa? Taglia le risorse alla polizia, taglia le risorse alle forze dell'ordine, smantella la sicurezza. In nessun paese al mondo normale, questo non è un paese normale, il governo dà 10 miliardi di euro per l'immigrazione e 0 euro per la disoccupazione. Non è accettabile. Per colpa
della sinistra buonista e filo immigrazionista, i reati sono in aumento, il dato di oggi, i furti nelle abitazioni sono aumentati del 114%, aumentano i furti, aumentano le rapine, aumentano gli scippi, aumentano i borseggi, la gente ha paura, la gente vuole sicurezza, la gente non ne vuole più sapere di criminali e clandestini, e la responsabilità è della irresponsabilità di questa sinistra. Ma insistete, ieri avete stanziato altri 60 milioni di euro per l'operazione Mare Nostrum, continuate a finanziare questa operazione di invasione indiscriminata dei clandestini, è veramente inaccettabile. Date 8 euro ai criminali, ma vi dimenticate di pagare le aziende che hanno crediti nei confronti dello Stato. Trovate i soldi per i criminali, ma non trovate i soldi per rimborsare i crediti. Lasciate fallire le nostre aziende, le fate morire. Avete tagliato 1,5 miliardi alle forze dell'ordine. State chiudendo, ministro Alfano, 300 commissariati di polizia. Usate le caserme. Le caserme, che sono dei presidi di legalità, di sicurezza e di difesa, le usate per l'accoglienza, per l'assistenza ai clandestini, ma non avete mai pensato di utilizzare le caserme per i nostri terremotati o per i cittadini italiani che hanno bisogno e magari non possono permettersi una casa. La sinistra, questa sinistra, tra il criminale e il poliziotto sceglie il delinquente. Noi della Lega stiamo tutta la vita, lo diciamo chiaramente, stiamo tutta la vita dalla parte delle forze dell'ordine e dalla parte dei reati. Vi mettete la mano sulla coscienza per i criminali perché sono in celle troppo strette. Li considerate dei bisognosi, li considerate dei poveri cristi da aiutare, ma i bisognosi in questo paese sono altri, sono i nostri pensionati, sono i nostri giovani, sono i nostri disoccupati, i nostri cassintegrati. Trattate come eroi e come perseguitati i criminali e i clandestini, e trattate come mascalzoni, come farabutti i poliziotti che rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Dovete chiedere scusa a questa gente, dovete chiedere scusa alle forze dell'ordine che l'estate dissanguando è stato togliendo loro ogni tipo di risorsa per garantirci sicurezza. Due ministri, Orlando e Alfano, assenti, totalmente assenti da questo dibattito, non li abbiamo visti. Avremmo voluto chiedere a questi ministri che fine hanno fatto i 500 milioni di euro del piano carceri. C'è un'inchiesta penale da parte della Procura di Roma su questi 500 milioni di euro, grandi come una casa, perché se noi costruiamo nuove carceri non abbiamo bisogno di rimettere in libertà i criminali e soprattutto non abbiamo bisogno di dare loro 8 euro. E ancora, avremmo voluto sapere che fine hanno fatto i 90 milioni per i braccialetti elettronici, uno scandalo tutto italiano, 90 milioni di euro per 2.000 braccialetti elettronici, sono uno scandalo di cui voi non volete dare risposta, probabilmente perché siete responsabili di questa vergogna. Presidente, la Lega crede che non ci sia bisogno in questo paese né delle amnistie né degli indulti. Abbiamo visto gli effetti dell'indulto del governo Prodi del 2006, che ha rimesso in libertà 30.000 criminali. All'epoca solo la Lega votò contro a quell'indulto. Presidente, vado a concludere. Per la Lega alcune battaglie non sono assolutamente negoziabili. Noi siamo alternativi al renzismo. Noi siamo per contrastare duramente l'immigrazione. Noi siamo per la sicurezza, noi siamo contro gli indulti e siamo contro gli svuotacarceri. Questo vuole la gente, questo ci chiedono i cittadini e noi questi principi non li tradiremo mai, nemmeno per una alleanza politica. Grazie. Ringrazio, togliete, smettetela, intervenite per favore commessi, togliete queste banconote, andiamo avanti con i nostri lavori. Chiede di intervenire il deputato Daniele Farina, grazie. Complimentandomi con i colleghi per questa macchiettata, ricordo che il punto di partenza certo di questo provvedimento è uno. Per anni l'Italia ha violato l'articolo 3
della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Convenzione contraria alla tortura e agli atti inumani e degradanti. Per questo è stata condannata l'Italia e per questo ci è stato imposto di mettere in atto entro un anno da allora le misure necessarie di carattere preventivo e compensativo. Ma se si è giunti a questo punto, vi sono responsabilità palesi.